Nome. Giuseppe. Andrea. Cognome. Lombardo. Lombardo. Soprannome. Bomber. Zinzi. Squadre. Green Basket Palermo. Basket Scauri. Come vedi il movimento 3x3 a Latina? Bello, una bella tappa. L'anno scorso forse non c'era, era soltanto Aprilia. Quest'anno è organizzato bene, i ragazzi si sacrificano molto, vuoi fare complimenti. È un movimento che comunque noi praticiamo tutta l'estate, quindi quando possiamo farlo in maniera un po' più agonistica, che è un vero e proprio torneo, molto 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 bello e molto divertente. 3x3 fa? 9. 9. Un voto all'organizzazione. 9,5. Ma fino adesso non ci hanno fatto mancare niente, tutto organizzato, anche questa intervista, quindi un 9 ce lo do. 10 non si dà, dai, 9. Completa la frase. Il torneo è un sollazzo, ma lo speaker rompe il... Laccio. Azzo. Cosa fai nel tempo libero? Niente, leggo molti libri e... No, vabbè, vado in palestra, mangio, mi diverto, ascolto musica, sono Apple dipendente. E di solito vado al campetto con gli amici e cerco di divertirmi sempre con la pallacanestro. Quali altre tappe aggiungeresti al torneo? No, già sono programmate, facciamo Salerno, Milano, andiamo poi a fare, speriamo, le finali a Riccione, vediamo se Firenze, insomma, abbiamo un'estate impegnata. Altre tappe, la mettiamo una dove sono io, Nettuno, e penso a Roma, una bella tappa a Roma, che è la capitale, tanti giocatori. Una rima con Downtown. Never back down, l'ho studiata. E Downtown, non lo so. Ti è piaciuto l'arbitraggio? No, guarda, sono due ragazzi che ci ho litigato. No, scherzo, buonissimo, bravi. Arbitraggio ottimo, anche perché conosco tutti e due gli arbitri, quindi sarei cattivo a dirgli che è brutto, dai. Tecniche di abbordaggio? Niente, non mi bagnate. Tecniche di abbordaggio, sono fidanzato, comunque l'ho abbordata andando lì dicendo Giuseppe Lombardo su Facebook. Non lo so. Chi ti piacerebbe vedere al Downtown? No, vabbè, i ragazzi che ci stanno vanno benissimo, poi più tempo passa e più arriveranno sicuramente giocatori di altre categorie, ma va bene così per ora. Mi piacerebbe vedere... Guarda, ti dico la verità, quest'anno ho giocato con un compagno che giocava in Serie A e mi piacerebbe confrontarsi a un 3 contro 3 anche perché è veramente forte, quindi se stava oggi al Downtown mi sarebbe piaciuto vederlo confrontarsi con tutti questi ragazzi di Latina. Un complimento a tuo fratello? Beh, essendo una mia creatura, no, complimenti a lui che quest'anno ha anche vinto il campionato e la Coppa Italia nazionale. È bello solare ma rompe il lazzo. Un saluto agli amici di Sport Players. Complimenti a Sport Players, vi seguirò, grandi complimenti. Ciao Sport Players, a presto.